Buongiorno amici di Caserta Report, siamo qui con il signor Almerico Bosco, titolare della cantina di Lisandro. Allora, signor Bosco, come nasce la vostra cantina? Cantina di Lisandro è un progetto che affonda le radici addirittura al secolo scorso, quando nonno Alessandro riceve in dote per il proprio matrimonio 6 botti di vino che oggi sono diventati il nostro logo. Con le 6 botti di vino fa nascere a Casolla, che è un paese pedimontano sotto Caserta Vecchia, fa nascere una osteria che nel gergo dialettale è a cantina, per cui si diceva a cantini di Sandro. E noi in ossequio all'attività di nonno Alessandro, dopo qualche lustro, abbiamo ripreso questa tradizione di famiglia ed è nata Cantina di Lisandro. Cantina di Lisandro oggi è un'azienda moderna, un'azienda che conta più di 10 ettari abitati sulle colline caiatine. Moderna... Quindi non più Casolla ma Caiazzo a questo punto. Non più Casolla ma Caiazzo. Casolla rimane come cantina storica e come punto vendita in città di Cantina di Lisandro. E invece, come dicevo, ha sulle colline caiatine la sua vigna, le sue vigne, la sua cantina con le più moderne tecniche di vinificazione. Che cosa lavora, che cosa fa Cantina di Lisandro? Cantina di Lisandro è impegnato nella produzione dei vitigni autoctoni casertani per antonomasia. Produciamo quindi il Pallagrello e il Casalecchio. Il Pallagrello che, come ormai quasi tutti sanno, ha una storia anche importante, è stato il vino di corte dei Borbone, il vino che Ferdinando IV scoprì nelle zone di Piedimonte Matese, nella vigna del Monticello, è oggetto anche di interesse storico per le sue caratteristiche ampelografiche. Il Pallagrello è sia nero che bianco, ma le uve che producono appunto il vino nero e bianco sono uve che hanno un genoma molto simile. Infatti forse è uno dei pochi casi al mondo di avere la stessa bacca, sia bianca che nera. Le chiamiamo uve gemelle perché in qualche modo, come ripeto, hanno un genoma molto simile. Il Pallagrello è un prodotto di grande qualità e se vinificato con opportune tecniche, opportuni accorgimenti, può dare al nostro territorio belle soddisfazioni. Come dicevo, esiste nella forma bianca e nella forma nera. Il Pallagrello bianco, il nostro Pallagrello bianco, che si chiama Lancello, è frutta di una vendemmia agostana. Portiamo in cantina le uve l'ultima settimana di agosto nel tentativo di salvaguardarne e preservarne l'acidità, la freschezza, che in questo vino ha una decadenza molto veloce nelle fasi di maturazione avanzate. Per cui portiamo in cantina uve più ricche di freschezza che non di zuccheri e produciamo comunque un bianco che fa 13 gradi, ma ben neutralizzato da questa spalla acida e dalla caratteristica minerale data dal terreno sabbioso su cui nasce questo vino. Il nostro invece si chiama, il Pallagrello nero invece, si chiama nero di rena, appunto perché cresce sulla sabbia, il nero che cresce sulla sabbia, ed è caratterizzato da un affinamento particolare. Dopo le fasi di fermentazione, il vino, il mosto anzi, prende 3 diverse vie di affinamento. Una parte rimane in acciaio, ne preserviamo quindi l'acidità, una piccola parte, fa legno, anche se legni grandi, quindi tonneau e gabbiano. Quindi botte, non barric. Da 10 ettoni e una parte viene lavorata in anfora. L'inserimento dell'anfora garantisce al vino un arrotondamento del tannino che lo rende elegante e setoso, senza per questo però stravolgere la struttura e l'identità sensoriale che stiamo cercando di dare a questo vino. In realtà la sfida moderna di noi viticoltori casertani è quello di andare verso un vino che sia elegante, non più soltanto. Forse è uno dei limiti dei vitigni casertani, un po' troppo rustici rispetto ad altri competitor, anche sì, regionali. Il tentativo di addomesticare questa rusticità ci ha fatto usare per anni legno in maniera massiva. Questo da un certo punto di vista addolcisce e rende palatabile il vino. Però lo standardizza, infatti. Lo omologa anche molto. Stiamo lavorando quindi in questa direzione con l'umiltà di dover, come dire, confrontarci con i risultati di più a qualche anno e tirare poi le somme per vedere se siamo sulla strada giusta o dover in qualche modo modificare la nostra direzione. Ok, la ringrazio, alla prossima la verremo a trovare. Grazie. Arrivederci. Ciao.